Cari telespettatori, un saluto da parte di Claudia Vivenzio e ben ritrovati all'appuntamento con il Napoli su Telecapri. Sempre più vicini ad Empoli-Napoli, ottava giornata di Serie A per il Napoli che si giocherà al Castellani domenica alle 12:30. Oggi per noi è giornata di analisi, di probabili che saranno ancora più probabili domani, perché poi alle 15 a Castelvolturno si terrà la conferenza di presentazione di Mister Conte, quindi avremo anche le idee un po' più chiare per rendere più probabili per Paolo Matrone queste formazioni ancora di più. Eh sì, che noi ormai abbiamo battezzato improbabili, perché spesso che sono le facciamo improbabili noi. Perché le facciamo noi, chiaramente. Intanto ciao a tutti, salve. Salve a tutti, però credo che ormai siamo abbastanza sicuri che Conte abbia scelto i suoi titolarissimi, almeno in queste prime 7 giornate di campionato dobbiamo dirlo, hanno giocato quasi sempre gli stessi, eccezione fatta chiaramente per le primissime partite quando non era ancora il Napoli di Conte, non era ancora il Napoli attuale, non c'erano i vari McTominay, i Neres e i calciatori arrivati negli ultimi giorni. Pensiamo che qualche ballottaggio possa esserci, quindi domani aspettiamo le non parole di tutto. Antonio Conte. No, non svelo niente, assolutamente. Trasmissione iniziata da 2 minuti. No, non sveliamo niente, assolutamente, però aspettiamo anche la conferenza stampa di Antonio Conte. Tra l'altro domani, chiaramente ricordiamo, noi manderemo degli stralci durante il Napoli su Telecapri dalle 19:30 alle 20:30 e proveremo chiaramente a capire poi se ci saranno delle novità stavolta, novità che nelle ultime partite invece non ci sono state, perché appunto, come dicevo, stanno giocando sempre gli stessi. E dicevo io invece prima che oggi per noi è giornata di analisi del Napoli, analisi anche dell'Empoli, perché abbiamo chiamato oggi un match analyst che conosciamo, domani avremo anche Sasa Pengue, come sempre con noi farà tendenzialmente lunedì, venerdì nel post e nel pre. Ricordo come sempre tutte le coordinate che avete per interagire con noi, perché già vedo un po' di messaggi. Rosaria Cottuno su YouTube, quindi vi ricordo che siamo su YouTube, su Facebook di Telecapri, Twitch Telecapri 15. Rosaria, con una trasmissione penso partita da un minuto, dice complimenti, quindi principalmente di fiducia. Esatto, di fiducia. E ci dobbiamo riguadagnare. Mi è piaciuto il prologo. Ci dobbiamo guadagnare sempre di più questi complimenti. 345-629-47, il nostro numero WhatsApp, 081-3085-977 per chiamare qui in diretta. Ma andiamo, come dicevo, dal match analyst Domenico Scognamiglio. Ciao Domenico. Ciao Domenico. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Ci avviciniamo insieme con te in questo Empoli-Napoli. Devi sapere che non è la partita dell'anno, ma quasi la sentiamo tale, tanta è stata l'attesa che sì, ci avviciniamo. Possiamo dire 2 settimane di sosta che sono parse, non lo so, 2 anni di sosta, non finiva più. Meno male che il Napoli ha vinto prima di andare alla sosta. Immagina, meno male. Immagina meno se male. Il risultato non fosse stato positivo con il Como, sarebbero state ancora più lunghe, però veramente mai come questa volta è sembrata non finire mai. Questa sosta però ci siamo quasi, ragazzi. Ragazzi, meno tre. E si torna a giocare, che bello. Pier, ti chiedo un po' di aggiornamenti della giornata di oggi, perché ieri chiaramente abbiamo detto Lobotka, infortunio muscolare, un paio di settimane probabilmente, poi domani sicuramente, ricordiamo di nuovo, conferenza alle 15 di Conte, ci sarà sicuramente la domanda su Lobotka, un po' i tempi di recupero, come sta, e quindi sicuramente avremo altre informazioni. Eh sì, avremo delle informazioni dirette proprio da Antonio Conte, però noi chiaramente facciamo cronaca, stiamo provando a capire i reali tempi di recupero di Stanislav Lobotka, che ricordiamo ha rimediato una distrazione di primo grado al semitendinoso sinistro nel match contro l'Azerbaigian, tra Slovacchia e Azerbaigian. Chiaramente i tempi di recupero quali potrebbero essere, lo leggiamo anche qui dal Corriere dello Sport, o meglio da tutto Napoli che cita chiaramente il Corriere dello Sport, che come avevamo un pochino anticipato noi ieri, diciamo che hanno fatto lo stesso ragionamento, nel senso che ecco, adesso ci sono Empoli e Lecce, con l'Empoli sicuramente non ci sarà, non è a disposizione, ovviamente. Per il Lecce potrebbe esserci, nel senso che come tempi, come giorni, visto che ce ne vogliono tra i 10 e i 14, diciamo 10 giorni, 2 settimane, potrebbe anche farcela ad essere tra i convocati, però considerando che, come abbiamo detto ieri, subito dopo ci sarà il Milan in infrasettimanale, poi chiaramente tutto quel tour de force di cui abbiamo già lungamente parlato, è possibile che Conte lo preservi anche nel match contro il Lecce, che ricordiamo tra l'altro si giocherà al Maradona ed è già
Sold out, lo preservi anche per quel match, o meglio, non gli farà giocare quel match perché poi puoi preservarlo per il Milan e per quel tour de force. Quindi diciamo che Empoli e Lecce le salta, mi sento di sbilanciarmi. Empoli e Lecce le salta tutte e due, cioè Lecce secondo me non viene neanche convocato, mentre poi con il Milan immagino che ci sarà, o meglio. La data cerchiata in rosso è quella, 29 ottobre, Certo. Milan-Napoli a San Siro, è lì che Lobotka probabilmente servirà maggiormente rispetto alle due partite prossime. Domenico, nel frattempo c'è un certo Billy Gilmour voluto fortemente da Conte, Gilmour che ha voluto fortemente il Napoli perché stava per saltare fino all'ultimo secondo. Ricordo che noi la narravamo, ma anche gli esperti di mercato, come saltata a tutti gli effetti. Poi, una volta che la trattativa è andata avanti, abbiamo scoperto che Gilmour voleva assolutamente venire a Napoli, che Conte voleva assolutamente Gilmour, e potrebbe sembrare a tratti un esubero di lusso se in quella stessa zolla c'è Lobotka, però alla fine c'ha sempre ragione Antonio Conte, perché succede quello che succede a Lobotka. L'anno scorso avevi Demme in sostanza come sostituto, o Dendoncker all'ultimo secondo preso nella sessione di gennaio, che l'abbiamo abbondantemente Eh dimenticato. sì, tre partite ha fatto, Ho mi sa. Se pescato un nome proprio nella memoria di non va a memoria, mi pare 21 minuti in campo, 21 minuti, anch'io ricordo 21, Dendoncker. quindi sarà corretto così. Ed oggi invece il Napoli a Billy Gilmour, ti chiedo, è uguale, perché noi l'abbiamo presentato, uguale, simile, 7 anni di differenza. Nei giorni scorsi l'abbiamo presentato, quindi non lo presentiamo anche oggi là tra i due, però volevo anche un tuo commento. Ma allora, mi aggancio alla tua battuta sui nomi che c'erano l'anno scorso. Sicuramente Gilmour non è né Demme né tantomeno Dendoncker, quindi è sicuramente una valida alternativa. È un giocatore giovane, come hai detto anche tu, che però ha quelle caratteristiche che lo rendono il perfetto sostituto di Lobotka, quindi ci sono sicuramente tante cose in comune. Forse Gilmour ha un po' più di dinamismo rispetto a Lobotka, ma magari poi, ecco, può peccare qualche lettura difensiva in qualche diciamo, giocata di pura esperienza e Esatto. di lettura, però questo ovviamente è un qualcosa che acquisirà col tempo. Quello che invece ha sicuramente la visione di gioco, quelle giocate in verticale che tanto piacciono a Conte, sa però anche palleggiare, non dimentichiamo che giocava nel Brighton di De Zerbi, quindi per giocare titolare in quella squadra o sai palleggiare e hai piedi buoni o mi sa che fai fatica a giocarci, quindi è sicuramente una valida alternativa e sarà molto molto interessante vederlo domenica dal primo minuto. Lo stesso Conte, no? Ha detto più volte: mi dispiace che non gli ho fatto fare più Sì. minuti. Lobotka davanti, normale che al momento è avanti Lobotka, però secondo me non sarà un'assenza così pesante come poteva essere, per esempio, l'anno scorso, che l'alternativa c'è ed è anche di qualità. Noi ieri abbiamo mostrato chiaramente le statistiche di Gilmour, di Lobotka, avevamo capito, guardando i numeri, chiaramente che Gilmour ha qualcosina in più sul palleggio, quindi in fase di costruzione, almeno riguardo le statistiche dello scorso anno, quindi in una squadra di palleggio come il Brighton di De Zerbi, lui aveva chiuso con il 92% di precisione passaggi, aveva sicuramente più passaggi perché quella era una squadra di palleggio, però sempre molto molto preciso, qualcosina perde nella fase di interdizione e secondo me il discorso che faceva Domenico è perfetto, cioè l'esperienza, perché poi su quello quella conta tantissimo. Sono 7 anni di differenza. È chiaro che Gilmour non può avere le letture che ha un giocatore evoluto come Lobotka. Fermo restando che anche Gilmour, secondo me, è un giocatore straevoluto, anche perché poi ecco, è di un'altra generazione, quindi è cresciuto con un determinato tipo di Certo, però ci calcio. passano 7 anni e quei 7 anni significano qualcosa per Significano forza. tutto, significano tutto. Io credo che alla lunga poi Gilmour possa anche diventare davvero l'erede di Lobotka. Cioè, io credo che l'operazione del Napoli sia stata molto molto intelligente, perché tu sei tentato a prendere un calciatore che poi, oltre ad essere una valida alternativa, come diceva Domenico, per quest'anno, poi può essere anche il sostituto di Lobotka, che ricordiamo è un classe 94, quindi siamo davanti ad un trentenne. A fine stagione ne avrà 31. Io non voglio dire che il Napoli la prossima estate cederà Lobotka, anche perché poi ad incatenarmi sono io, sapete quanto, non gli allenatori come faceva Spalletti, no? Sapete quanto sia un estimatore di Lobotka, però il Napoli di solito lavora così, cioè quando i calciatori arrivano a 32, 33 massimo, poi tendi a cederli perché hanno ancora un valore. Più avanti Certo. vanno, chiaramente. Guardiamo ad esempio Mario Rui. Mario Rui si parla addirittura di risoluzione consensuale a gennaio. Il Napoli era pronto a liberarlo gratis la scorsa estate, quando lui ha rifiutato tutte le offerte.
Questo per dire che, ecco, andare avanti poi con un calciatore, sebbene sia un campione come Lobotka, perché ripeto, è un campione che giocherebbe titolare ovunque, secondo me con Gilmour hai di fatto il successore, quindi è stata un'operazione intelligente, perché se poi il successore invece deve andarlo a prendere quando la cessione viene già Quando ne hai compiuta, la quando necessità, hai i soldi in certo. cassa, ti prendono per la gola e vai a strapagarlo. Il Napoli invece ha pagato 12 milioni di euro un calciatore, anzi diciamo 12 come parte fissa, poi ci sono i bonus, però ha pagato 12 milioni di euro un calciatore che secondo me tra 2 o 3 anni avresti pagato tranquillamente 40, 50 Ma pure. infatti è un'operazione di un'intelligenza pazzesca, dove c'è lo zampino anche di Conte, perché poi diciamo che Conte anche in presentazione di questa stagione ha messo un po' le mani avanti, come giusto che sia. Ricorderete entrambi quando disse: dobbiamo andare, dobbiamo rispettare il budget della società, gli ingaggi, ma anche il fatto che il Napoli potrebbe non avere appeal perché altri calciatori preferiscono squadre che giocano le coppe. E l'appeal è stato Antonio Conte, che Certo. ha preso il telefono, ha chiamato Alessandro Buongiorno, ha detto: Alessandro, Esatto. vieni qui. Ha chiamato Billy Gilmour e ha detto: Billy, vieni qui. Scott McTominay, vieni qui. E quindi davvero è Io metto per tutto made in iscritto. Antonio Sì, io Conte. E i metto per soldi sono di iscritto. Aurelio De I Laurentiis, soldi sono di ovviamente. Aurelio De Laurentiis che ne ha spesi 150 di milioni, quindi tantissimi, però poi ecco, arrivare in un Napoli senza coppe, a chi avrebbe fatto piacere? Probabilmente a nessuno, cioè senza Conte. Io metto per iscritto che se non ci fosse stato Conte, Buongiorno non sarebbe venuto, perché già l'anno scorso aveva Secondo me rifiutato neanche i due l'Atalanta. scozzesi, né Gilmour né McTominay, forse sì, McTominay. Gilmour non lo so. Gilmour ha dichiarato recentemente in un'intervista ai canali ufficiali della Scozia che quando gli si è presentato il Napoli, prima ancora, chiaramente, perché poi il Napoli l'ha preso ad agosto, però è chiaro che c'era già da Certo. prima che ci fosse Antonio Conte in panchina, perché poi il Napoli lavora così, li segue per anni prima di prenderli i calciatori, è successo con Kvaratskhelia, sarà successo sicuramente anche con Gilmour. Gilmour in quell'intervista dice: io la prima cosa che ho fatto quando mi è arrivata la voce del Napoli, ho chiesto consiglio a Roberto De Zerbi, perché chiaramente è un ex azzurro e De Zerbi Certo. subito. Poi chiaramente De Zerbi è anche un po' il padre calcistico di questi calciatori. Stiamo parlando di un 2001. De Zerbi ha fatto 2 anni al Brighton in cui chiaramente ha avuto ottimi risultati, ha plasmato determinati calciatori proprio come Gilmour, li ha resi quelli che sono oggi. E quindi se un padre calcistico ti dice vai di corsa a Napoli, Vai, vai di corsa, certo. tu ci vai. Quindi forse Gilmour no, però McTominay sono d'accordo e Buongiorno sono sicuro che non sarebbe venuto al Napoli se non ci fosse stato Antonio Conte. Domenico, ti leggo prima un complimento che ci arriva su WhatsApp di Ari, che dice: il match analyst è proprio bravo e quindi te li giro. E poi ci arriva un altro messaggio di Diego che dice: assolutamente buongiorno, indispensabile, ricollegandosi al discorso, ai discorsi che facevamo E ieri. quindi ora facciamo partecipare Domenico al Assolutamente giochino? sì, dell'indispensabile, e lo vado ad integrare perché, caro Domenico, in molti giustamente hanno disposto Lobotka, per ovvie ragioni, perché comunque il playmaker, perché è fortissimo. Ma io poi mi domando, e quindi mi insinuo nella risposta Lobotka: se dovesse giocare Billy Gilmour e il Napoli dovesse comunque palleggiare, verticalizzare, vincere, e allora poi ricalcoliamo il percorso e quindi ti chiedo l'indispensabile. Ti ho dato soltanto una chicchetta in più. Ma guarda, io credo che il Napoli probabilmente contro l'Empoli farà le tre cose che hai detto, quindi mi sbilancio e dico che farà tutte e tre. Però di qui poi a dire che magari Gilmour strappa il posto alla Lobotka, secondo me ce ne passa, anche se farà una partita importantissima, credo che comunque resti un attimo dietro nelle gerarchie. Poi è chiaro. No, ma non glielo strappa No, ma non sicuro. No, parlavamo di non glielo strappare il strappa posto. sicuro, non glielo strappa sicuro. Però se il Napoli gira bene anche senza Lobotka, vuol dire di fatto che Lobotka non è E vai in indispensabile, non è antitesi insostituibile. Esatto, non puoi, con... è un giochino chiaramente, lo stiamo dicendo a beneficio dei telespettatori. È un giochino. Tant'è vero che io ho risposto Politano, perché Politano, secondo me, dal punto di vista Tatticamente. tattico, è l'unico che può farti quel doppio ruolo, di fatto da quinto e poi da trequartista esterno offensivo. Quindi diciamo che ci sono tante motivazioni legate a tanti calciatori diversi. Aspettiamo anche la tua. Conte non vale. Esatto, come sapete, già l'ho detto l'altra volta, non vale, però l'altra volta ho anche detto qualche giocatore secondo me indispensabile, o comunque accennato, secondo me indispensabile ad oggi, eh? Poi magari il Napoli si evolverà ancora di più, ad oggi sono Lukaku,
è McTominay, secondo me, più che Lobotka. Politano ci sta, sono d'accordo su Politano perché fa quel lavoro che vedemmo il quinto di destra, eccetera, eccetera. Lui sì, però secondo me più di Lobotka, Lukaku in primis, senza dubbio, e poi a ruota gli metto McTominay, per quella posizione, per quel gioco che fa nelle due fasi, insomma, secondo me sono questi due al momento, quelli indispensabili. Mannaggia a Gli te, altri... Domenico, mannaggia a te, mo mi fai sentire la Le Vivenzio, mi fai sentire. persone che ne capiscono, caro Domenico, perché devi sapere che il tanto Il tanto che? acclamato Da chi? Sasa Pengue, insieme a Pierpaolo Matrone, tutti a spalleggiarsi vicendevolmente durante lunedì, Politano di qui, Politano di lì. Vabbè, Io siamo due contro due. con la forza delle idee sono andata fino in fondo e ho creduto e ho detto Romelu Lukaku, perché questo Napoli senza Romelu Lukaku non esiste, cioè diventa un altro Napoli. Mettici Morata, mettici Thuram, mettici Lautaro, mettici chiunque, non è lo stesso Napoli. Loro, ma non so, così, colà. E arriva l'esperto match analyst Domenico Scognamiglio che dice in primis Romelu Siamo Lukaku. 2-2, io e Sasà contro te, Domenico. Poi chiameremo un terzo match analyst e gli faremo fare la bellissima. Di fatto, il quinto set lo giocherà lui. C'è il telefono quando vuoi, eh. Luca, pronto? Buonasera. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Allora, Luca. volevo finalmente si gioca domani, dopodomani, domenica. Ah. Volevo un attimino dare l'attenzione sull'Empoli, che è un'anomalia, secondo me. Poi con Sasà Pengue, sicuramente domani Pierpaolo e Sasà approfondiranno la situazione. Ma Allora, già stasera con Domenico, l'Empoli già è. stasera con Domenico. Non ho capito? Già stasera facciamo vedere qualche statistica interessante sull'Empoli, però vai Ah, pure. allora io ne lancio qualcuno. Vai, Allora, vai, vai. l'Empoli ha preso solo 4 gol, di cui 2 Sì. l'ultima partita. Quindi in effetti era la seconda miglior difesa insieme dopo la Juve. Eppure, se noi andiamo a valutare le statistiche, come XGA, un XGA, loro prendono 1,42 a partita, non ne prendono alto come XGA. Addirittura fuori casa, quando giocano fuori casa, sono la prima squadra come XGA, cioè ne prendono 1,83 a partita. E se non erro, ed è l'unica squadra che fa tutti e 2.000 passaggi in azione. Quindi questo secondo, è un po' un'anomalia, il fatto che abbiano degli XGA altissimi, hanno dei numeri di passaggi su azioni bassi, eppure hanno preso solo 4 gol, di cui 2 solo in un'ultima partita. Eh sì, non so se tu hai le telecamere Ci ha spiato. ci hai spiati Ha perché spiato le slide che ci No, ha no, ve inviato lo giuro. Domenico, quindi lascio rispondere Domenico. Vai, Dome. Io vi ho Comunque, chiamato prima di venerdì scorso rispondere, e prima di far dissi che ci voleva rispondere. un po' di tempo. No, no, sei stato perfetto. Voglio, prima di far rispondere Vai. Domenico, volevo soltanto dire una cosa. Veramente complimenti a chi ci chiama, perché veramente ci arrivano sempre degli interventi del genere. Addirittura lui è andato negli XG, è andato il nostro amico Luca nelle statistiche. Quindi davvero complimenti a voi. Domanda la lasciamo a Grazie. Domenico la risposta, vai. E io vi saluto. Ciao ragazzi. Ciao Ciao Luca. Luca, grazie. Quello che dice Luca è correttissimo. Come totale, l'Empoli ha più di 11 di expected goal concessi. Quindi la squadra doveva prendere almeno 11 gol, diciamo 10, dai, per non vogliamo fare la conversione 1-1. Quindi Sì. ne ha presi solo 4. Sicuramente ha overperformato quel punto di vista. Poi quando c'è una discrepanza così larga tra i gol fatti o subiti e gli expected goal o expected goal concessi, le motivazioni possono essere tante, dalle più semplici che possono essere la banale fortuna, l'imprecisione degli avversari o allo stato di grazia magari del portiere, chi ne ha più ne metta. Quindi è sicuramente un'anomalia, è sicuramente una squadra che costruisce, comunque produce poco, meglio prova a giocare, poi magari dopo ne parleremo, prova a giocare, ma non è che poi crea tutta sta grandissima mole di gioco, perché volendo citare un altro dato di expected goal, l'Empoli è terz'ultima per expected goal, ha prodotto solo 7 punti circa, solo Venezia e Monza hanno fatto peggio. Però lì a livello di conversione, diciamo, ha prodotto 7, ha fatto 6 gol, è in linea. L'anomalia è proprio che è comunque una squadra che ha perso una sola partita su 7, producendo così poco e È concedendo vero. così tanto. Però, volendo poi fare un ragionamento abbastanza lineare, logico, è una squadra che se continuerà ad avere questi numeri,
nel medio-lungo periodo i risultati non li farà. Cioè, se una squadra inizierà a perdere tante partite, c'è poco da Certo, e girarci quindi attorno poi se si non inverte verificano il tempo. quei crolli che i più non si spiegano, perché dice stava andando così bene, però poi i dati, i numeri un po' te lo stavano facendo annusare Esatto, il pericolo. certo. E vi leggo questo messaggio di Raffaele Miranda che dice: attenzione all'Empoli, ovviamente l'ha scritto prima di questo discorso. Attenzione all'Empoli, questi in casa non prendono mai gol, bisogna cercare di stare attenti ai contropiede e i calci d'angolo. Ti chiedo, Domenico, corner, come stanno messi? Ma allora, su corner io più che altro avrei posto l'attenzione sui corner contro di loro, perché come ti Esatto. scrivevo prima, loro hanno una bella difficoltà a coprire sulle palle alte, quindi sui corner più che altro il Napoli deve sfruttarli. Loro sicuramente hanno comunque struttura, non sono dei giganti clamorosi, non fanno chissà quali Infatti. giocate elaboratissime, però è una squadra che ovviamente producendo poco, si basa molto anche sulle palle inattive, quindi è chiaro che può essere un'arma, assolutamente sì, però devo essere sincero, l'altra volta parlavamo del Como, devo dire chi le prepara meglio vedendo da fuori, il Como secondo me era un livello più alto rispetto come Come preparazione preparazione all'Empoli. all'Empoli. Magari Vabbè, l'Empoli l'Empoli butta palla in mezzo e fa gol, per carità, però insomma, secondo me è una loro arma, però io mi baserei più che altro su quelli contro, se dovessi trovare un neo a loro, che ha concesso veramente tanto. E poi di solito abbass sono abbastanza collegati, come difendi, come attacchi, perché sia la struttura, quindi il fatto che loro comunque abbiano un po' il punto debole su questo non mi fa pensare che siano proprio dei fulmini di guerra quando No, poi vanno ad sicuramente. attaccare. Poi, diciamo, una delle caratteristiche delle squadre di D'Aversa è avere, diciamo, un aspetto camaleontico, nel senso che spesso, ad esempio, anche quest'anno era partito con il 4-3-3, il buon Roberto D'Aversa, che tra l'altro è amico di Conte, il padrino, meglio, Conte è il padrino della figlia, quindi è chiaro che si conoscono anche molto bene, quindi a maggior ragione questo aspetto, no? Essere camaleontici potrebbe essere ancora di più esasperato, considerando che poi ecco, Conte sa che D'Aversa lo conosce, D'Aversa allo stesso tempo, allo stesso modo sa che Conte lo conosce. E quindi proprio il fatto che le squadre di D'Aversa siano abbastanza camaleontiche mi fa pensare che poi puoi prepararla, sì, però fino ad un certo punto, perché ad esempio io ho visto la partita contro la Fiorentina dell'Empoli, no? L'Empoli giocava in una maniera completamente diversa da come secondo me verrà a giocare a Napoli, perché, o meglio, da come giocherà contro il Napoli al Castellani. Perché? Perché lì, ad esempio, contro una squadra che faceva molta costruzione dal basso, come la Fiorentina, non è che si è messo col blocco basso ad attendere, anzi, ha esasperato ancora di più la pressione, è andato più in avanti, ha alzato il baricentro. Poi la partita è finita anche abbastanza bene per loro. Però io non mi aspetto che invece contro il Napoli, che è un pochino più verticale rispetto alla Fiorentina, che fa sì la costruzione dal basso, ma che comunque non rinuncia a quella palla in verticale su Lukaku o comunque anche su McTominay o comunque ad avere un gioco molto diretto. Secondo me contro il Napoli invece avrà proprio l'atteggiamento opposto e qui chiedo a Domenico, cioè dobbiamo aspettarci più un Empoli che abbia baricentro basso e quindi ecco col blocco tutti sotto palla per non prendere le imbucate del calcio diretto del Napoli? Oppure secondo te anche come ha fatto contro la Fiorentina ce li aspettiamo lì subito in pressione magari perché giocano in casa 15.000 spettatori magari anche gasati dall'ambiente? Cioè io faccio un po' fatica a rispondere, per questo faccio rispondere te. No, ovviamente ci può stare la tua lettura, però io ho visto anche la partita con la Lazio, loro sono partiti, i primi 20-25 soprattutto, sono partiti a tutta, cioè andavano comunque a pressare. La Lazio ha comunque un gioco un po' più verticale rispetto alla Fiorentina, quindi Sì. la loro filosofia quest'anno, almeno nelle ultime, mi sembra quella di partire cattivi, andare quantomeno a disturbare, per esempio la prima costruzione, aggressivi sui centrocampisti, addirittura qualche volta con la Lazio, anche con la Fiorentina, si sono presi anche il rischio della parità numerica dietro. Poi si prendeva la superiorità dopo poco, abbassando magari un giocatore lontano dalla palla. Però è una squadra, non dico spregiudicata, però è una squadra che vuole andare ad aggredire. Quindi, secondo me, anche per il fattore casa, come hai detto tu, c'è fiducia, non hanno preso gol ancora in casa, bla bla bla, potrebbero partire forte. Poi magari dopo il 20-25 minuti possono un attimino stare un po' più bassi, diventare più cattivi, magari ecco proprio sul Gilmour di turno, su un centrocampista che si abbassa.
Dipende, le letture possibili sono tante, sono d'accordo con te, ripeto, però non credo si snatureranno tantissimo, anche perché Finadura poi ha pagato questo atteggiamento, quindi... Eh sì, appunto, i primi 20 minuti con la Lazio, in cui è andata tutta, si è portata in vantaggio col gol di Esposito. Poi, quando ha cambiato atteggiamento, probabilmente ha cominciato a subire, perché immagino che poi, anche dal punto di vista delle energie, così come il calcio di Conte, quello di D'Aversa è molto dispendioso, quindi magari poi non puoi fare, non reggi 45 minuti, anzi poi 90, perché ricordiamo il primo gol la Lazio lo fa al 49esimo del primo tempo, se non vado errato, comunque nei minuti di recupero del primo tempo con Zaccagni. Perché probabilmente appunto dopo 40 minuti a tutta, come dicevi tu, poi a un certo punto le energie vengono meno. È un conto se le energie vengono meno poi nel Napoli, dove dalla panchina possono uscire Neres, Gilmour, chiaramente tutti campioni o comunque prototipi di campioni. È un conto invece che lo faccia l'Empoli, che chiaramente poi dalla panchina fa uscire altro tipo di calciatore, non so, La qualità è Ekong, oggettivamente Henderson e via più dicendo. bassa e così come avevamo presentato sempre con Domenico, col Como, alla domanda alla lunga il Napoli potrebbe venire fuori, stesso discorso con l'Empoli. Poi è chiaro che loro riescono in un qualche modo a imbrigliarti, trovano il gol fortunoso perché contro l'Empoli ricordo un gol di Cutrone di Nuca nei momenti peggiori, c'è tutto Vabbè, l'epilogo anche della... l'infortunio di Meret, cioè nel senso l'errore di Meret Esattamente che va quell'epilogo lì. derubricato come infortunio, sì, Quindi diciamo ci sono, c'è possono un. succedere di tutto, però diciamo che se un paio di settimane fa presentavamo Napoli come in un determinato modo, Empoli-Napoli, il Napoli deve fare attenzione, però visto che inizialmente parlavamo di rivelazione, anche qui qualcuno parlava Empoli-rivelazione, è un po' Speriamo veramente non lo dica Conte too domani, dai. much. No, non credo che lo dica. Però Francesco, se lo dice comunque porta fortuna, nel senso però non che. perderebbe un po' di credibilità. Messaggio di Francesco che dice appunto credo che l'Empoli per fare bella figura la partita voglia giocarla tutta in contropiede, roba che D'Aversa, ricordo il suo Parma, era tutto così micidiale poi all'epoca. Prima parlavamo un po' di statistiche dell'Empoli. Sei gol sono pochini, due Giasi, due Colombo, due Esposito, sì. Sebastiano Esposito, che ripeto, io purtroppo ho fatto l'errore di non schierarlo nessuna delle due volte al Fantacalcio, ma capirete per ovvie ragioni Io che Colombo l'ho schierato, te lo ripeto, giusto per tu infilare il sei coltello nella intenditore, io piaga. no. Leggo anche altre slide di Domenico proprio per far capire quanto non sia la rivelazione, o quantomeno è in questo momento una squadra dove gli girano un po' di cose, ovviamente quadrata, assolutamente, ma nel momento in cui Domenico, leggo e quindi cito le tue slide molto preziose, che sono 17esimi per tiri subiti, 99, solo Udinese, Parma e Torino ne hanno concessi di più, 19esimi per tiri fatti, con 54 conclusioni tentate, solo il Monza ne ha fatte di meno, e sappiamo che il Monza E non se la l'abbiamo sta passando. esatto, l'abbiamo presentata bene quella partita lì e avevamo detto che era la peggior squadra dal punto di vista della costruzione E offensiva, se la stava infatti. passando e se la sta passando tuttora malissimo. 17esimi per tocchi in area di rigore, quindi vuol dire che così tanto proprio non ci arrivano. Sì. 78 solo e la Sverona, Genoa e Monza hanno fatto peggio. 19esimo per passaggi nella tre quarti avversaria, 228 solo il Monza con 227 ne ha fatti di meno. Non chissà che se dovessimo stare tutto questo. Poi la palla rotola, si parte da 0-0. No, al Napoli non viene dato un gol in più perché è primo in classifica, però Cioè, fattibilissimo. diciamo, ecco, noi presentandola dobbiamo far passare l'Empoli per quel che è, appunto. Cioè, nel senso, per Il una squadra Como, buona, che secondo me sembra il molto Como organizzata. l'abbiamo presentato bene perché avevamo detto rivelazione, sanno palleggiare, E sanno infatti. giocare. E infatti il Napoli è stato messo sotto torchio, il sì. Napoli ne esce alla lunga nel secondo tempo. Secondo me l'Empoli diversa, molto diversa. No, Certo, da non prendere sotto gamba, però secondo ha un assolutamente potenziale più basso rispetto offensivo, all'Empoli. proprio Sì. diverso. Però Non c'è secondo me, Nico Pass certo, sicuramente, anche non come valori c'è. assoluti siamo d'accordissimo, però secondo me quello che è riuscito a fare D'Aversa è riuscire a dare un'organizzazione dal punto di vista
difensivo, cioè nel senso ognuno sa dove deve essere, quando, soprattutto quando poi la squadra, quando la squadra pressa e non si compatta, cioè o meglio quando deve gestire le transizioni negative. Secondo me è una squadra che sa quello che deve fare, poi ha trovato, e qui poi torno a quello che diceva Domenico, ha trovato un po' di fortuna, questo per forza, ma soprattutto ha trovato un super portiere, secondo me, cioè dopo Caprile, a parte che l'Empoli non lo sbaglia mai il portiere, Vicario, Caprile, Vero. non lo sbaglia mai, veramente mai. Mi veniva da dire per l'appunto che questo portiere ha fatto tanto nella classifica dell'Empoli, perché se l'Empoli ha subito così poco, nonostante gli XG che abbiamo mostrato prima, che abbiamo detto prima, vuol dire che hai un ottimo portiere, oltre poi al fattore fortuna che deve per Che forza incide per incidere, forza. come no? Domenico, questi numeri che ci dicono? Ma avete più o meno detto già tutto voi, quindi non voglio essere ripetitivo, però sì, è una squadra che offensivamente fa fatica, l'ho detto anche prima, provano a giocare, perché provano, hanno anche qualche soluzione interessante, però poi vuoi l'errore tecnico, vuoi l'imprecisione magari proprio nella scelta, vuoi motivi simili, non arrivano a finalizzare chissà quante volte, soprattutto contro squadre con un potenziale un po' più alto, vedi anche con Fiorentina, Lazio, sì, Lazio è andato in vantaggio, però poi non è che ha fatto chissà cosa, dall'altra parte nei primi 40 minuti la Lazio ha avuto almeno tre occasioni importanti dal valore di XG abbastanza alto, quindi ecco, poteva anche stare meno 2-1, 3-1 prima poi del gol di Zaccagni. Quindi è una squadra, però queste sono le peggiori partite, io dico sempre così, perché dall'altra parte è una squadra che non ha nulla da perdere in qualche modo, poi gli sta andando Questo sì. bene, sta raccogliendo più di quello che dovrebbe sulla carta. Quindi è la peggior partita, hai solo da perdere sostanzialmente. Se l'Empoli perde, penso che Non qualcuno si succede nulla, scandalizzi. certo. Quindi, mentre Diciamo, è magari per giusto il così Como, e possono giocare quindi. spensierati, con serenità, chiaramente, quando giochi spensierato e con serenità poi giochi meglio. Ti do una notizia, perché il Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento, o meglio, non è proprio un report dell'allenamento, ma giusto per aggiornarci sui nazionali che sono rientrati, quindi sono rientrati tutti, quelli di ieri l'abbiamo già detto, chiaramente gli italiani, Ngonge, Lobotka, eccetera, eccetera, Tutti, tutti. Ah, Kvaratskhelia, sono entrati tutti, eccezione fatta chiaramente per Matias Olivera, che ok. rientrerà nella giornata di domani, sì, e poi chiaramente dovrà svolgere anche, immagino, degli esami, perché Per ricordiamolo capire. che ha avuto un problemino, sì, infatti non dovrebbe giocare, e qui mi sono creato il link da solo. Infatti era la domanda che volevo fargli, quindi perfetto, vai. Mi sono creato il link da solo per fare una domanda a Domenico, perché noi prima in radio ci stavamo interrogando, diciamo, vabbè, se non c'è Olivera gioca sicuramente Spinazzola, poi però stamattina io ho letto i quotidiani, qualcuno dava anche Mazzocchi lì sulla sinistra, ricordiamolo, Mazzocchi l'ha fatto già all'esterno di sinistra, anche nel Napoli, tra l'altro, nella scorsa stagione per una piccola parte di una partita, non ricordo quale. Mazzocchi titolare a sinistra potrebbe secondo te essere un'opzione per contenere probabilmente Jasi, che da quel lato fa quel lavoro che fa un pochino anche Politano, no? Perché in fase di non possesso diventa un quinto, però poi chiaramente in fase offensiva lui nasce attaccante e fa l'attaccante. Cioè Mazzocchi potrebbe essere un'opzione conservativa rispetto a Spinazzola, secondo te? Sì, come chiave di lettura ci può stare. Già sì, quando attaccano sempre aperto a destra in massima ampiezza, poi talvolta hanno delle giocate che lui va profondo, quindi sicuramente è un giocatore temibile, un giocatore di gamba. Potrebbe essere un'alternativa, anche se sinceramente non mi fa impazzire, però che Spinazzola ha caratteristiche meno difensive rispetto a Mazzocchi, è chiaro. Però secondo me per quello che ti dà in fase offensiva, perché comunque per il passo che ha e anche la fisicità. Non lo so, io vedo più avanti Spinazzola rispetto a Mazzocchi. Poi ci può stare, anche se io non credo che il Napoli faccia una scelta poi così conservativa per un giocatore che, carità, ha qualità, però non lo so, ecco, io non andrei a perdere quello che può darti, per esempio, un esterno come Spinazzola per difendermi da Jasi. Ecco, poi magari Jasi mi fa Io tre sono gol con d'accordo. No, quello che sostenevo anche io in radio, chiaramente alla domanda di Pierpaolo, perché c'è qualche quotazione di Mazzocchi, io onestamente sono un po' tranciante nella vita e anche nelle Soprattutto nella considerazioni, vita, soprattutto soprattutto. nella vita. Ma davvero, Sono poi se sempre il un po'. Napoli ed Antonio Conte devono preoccuparsi o deve fare una mossa conservativa per Jasi, io non me lo immagino Conte davanti al computer con i match analyst che gli dicono: guarda,
Mister, già sì, è pericoloso, è temibile. Lui pensa: bene, non do supporto al mio esterno, che può essere Kvara, qualcuno ipotizza Neres, non do il mio grande supporto, sovrapposizione, che potrebbe darmi Spinazzola con più qualità, perché devo coprirmi da Jasi. Cioè, la troverei davvero una cosa. Mi stupirebbe, No, onestamente, sì, mi anche perché stupirebbe. sarebbe una bocciatura poi per Spinazzola, che chiaramente era partito come il titolare, cioè lui è arrivato, è stato tra i migliori del precampionato, l'abbiamo raccontato proprio qui su Telecapri a lungo, di come si fosse subito immerso nella nuova realtà. Chiaramente quello era un Napoli che però giocava 3-4-2-1 e quindi lui da quinto lì ci sta in maniera perfetta. Scalando a 4, anche se poi in fase difensiva si resta a 5 in effetti, però chiaramente poi nella fase di costruzione cambiano un po' Certo. i principi e le indicazioni da parte di Antonio Conte. Olivera si è preso il posto, anche perché chiaramente è più adatto proprio come ruolo. Spinazzola ha sempre fatto il quinto, Olivera invece ha sempre fatto il terzino. E mi veniva da dire, se dovesse giocare Mazzocchi, poi a quel punto sarebbe una bocciatura definitiva o comunque pressoché definitiva per Spinazzola, che si è allenato tutto il tempo. Io credo che poi alla fine dipenderà dalla condizione, perché poi Certo. le squadre di Dave contro D'Aversa bisogna correre, contro le squadre di D'Aversa bisogna correre. Cioè io credo che alla fine deciderà Conte in base a chi Potrebbero starà anche fare meglio. una staffetta dove parte Sì, Spinazzola e poi dopo metti però Mazzocchi Spinazzola per gamba. mi è sempre parso che Conte volesse, diciamo, preservarlo, Spinazzola dal punto di vista fisico, che chiaramente da quell'infortunio del 2021 in avanti deve essere centellinato il suo Certo. impiego, perché chiaramente c'è sempre il rischio dietro l'angolo che possa farsi male di nuovo. Quindi secondo me poi dipende dai test fisici di cui noi non abbiamo i dati, chiaramente i dati ce li hanno quelli dello staff di Conte. Se Spinazzola, secondo me, dovesse avere i 60 minuti, diciamo 60 minuti nelle gambe, giocherà Spinazzola e poi al 60esimo staffetta, perché poi al 45esimo non si fanno i cambi si fanno al 60esimo, dal 60esimo in avanti, diciamo. Se Spinazzola ha 60 minuti nelle gambe, quindi un'ora di gioco nelle gambe, gioca lui. Se Spinazzola, secondo i dati che, ripeto, hanno quelli dello staff e non abbiamo noi, non dovesse avere invece 60 minuti, ma non lo so, 45, è possibile anche che ti fai i primi 60 minuti con Mazzocchi e poi Spinazzola diventerebbe il titolare del secondo tempo, per dirla alla Luciano Spalletti. Ancora Domenico, ti sottoponiamo ad un altro ballottaggio che davano i quotidiani, quotazioni che stanno salendo per Neres, che comunque si è allenato in tutti questi giorni con Antonio Conte, stesso discorso per Politano, quindi per chi vede Neres in vantaggio su Politano, in realtà si sono allenati entrambi con Conte, quindi Conte comunque li ha visti entrambi. Chi invece non si è allenato, però, è Kvyat Kvaratskhelia, 180 minuti con la sua Georgia, e quindi qualcuno immaginava Neres a sinistra. Che ne pensi? Allora, parto dicendo che secondo me la corsia di sinistra del Napoli sarà quella che più sarà sfruttata, al di là poi di chi giocherà. Però parlavamo di Jasi poco fa, Jasi è quello che è sembrato difensivamente un po' più in difficoltà, cioè quello da Eh sì. puntare Dici palla al piede per poi andare a mettere la palla in mezzo che dicevo tu, prima. Kvara ci Che va a nozze. perciò dico, forse il fatto di Mazzocchi ci ricolleghiamo, no? Cioè, non ha tanto senso privarsi di una zona così utile in fase offensiva, cioè basta vedere anche gli Sì. ultimi gol che hanno preso, li hanno presi così, cioè cross in mezzo, uno contro uno vinto, cross in mezzo e prendi, fai gol. Quindi perciò, tornando poi a Neres a sinistra, potrebbe essere un'alternativa. Ovviamente è un giocatore che sa saltare lungo, un giocatore veloce, un giocatore che può creare non poche difficoltà sia al braccetto dell'Empoli sia proprio a Jasi, quindi può essere anche un'alternativa. Dipende Kvara come è tornato dalla nazionale. Ecco, questa con la dopo nazionale è sempre una partita particolare, perché dipende come ti ritornano i giocatori, dipende quanto hai Esatto. lavorato e come hai lavorato con quelli che avevi, quanti ne avevi. Conte ha avuto la fortuna di avere comunque un numero discreto di giocatori, quindi può essere pure che magari qualcuno che è rimasto ad allenarsi con lui lo ha visto talmente bene che magari gli può dare una chance in una partita come questa. Chiaro, se domenica invece di Empoli, con tutto rispetto per l'Empoli, fosse stata, non so, Juve e Napoli, Inter Napoli, probabilmente forse ora parleremo del nulla perché non penso che sarebbe privato dei titolari, però in una partita così ci può stare la staffetta anche che dicevate prima, come si ci può stare anche un inserimento a sorpresa di Neres, magari con Kvara che può entrare se la situazione si mette poco bene. E ti chiedo, cosa cambierebbe avere Neres che è un mancino sulla sinistra o avere Kvaratskhelia che è un destro sulla sinistra? Cioè proprio nella, ecco, nella match analysis che tu fai spesso, no?
Ti chiedo se avere il calciatore che rientra sul destro è un conto, avere invece il calciatore che ti punta, va diretto sul suo piede forte, quindi sul mancino, ne è un altro. Cioè, cosa può cambiare avere Neres o Kvaratskhelia? Ti cambia sicuramente per quanto riguarda magari quel movimento di Kvara che viene dentro al campo. Venendo dentro un mancino fa un po' più fatica magari a venire dentro con facilità come fa Kvara. Quindi magari Neres attaccherebbe più, tra virgolette, a binario, no? Più magari di velocità, di corsia. Magari poi proverebbe E quindi anche a giocare con col Quara piede. ci sarebbe benissimo Spinazzola, con Quara ci sarebbe benissimo Spinazzola perché appunto converge al centro e quindi lascia tutto il binario sinistro a Spinazzola che appunto può prendere poi il fondo lì, mentre invece dovesse giocare Neres a quel punto che viene, forse vai forse ad intasarlo, ecco, quel binario lì. Sì, può essere, poi magari potrebbe anche far abbassare un po' più McTominay, quindi far fare McTominay il Kvaratskhelia e ne resta un po' più aperto, quindi poi le alternative potrebbero essere tante, quando hai giocatori così ti puoi solo divertire là davanti, però sì, ci può stare, come hai detto tu, ecco, intasare è un termine che ci sta. Perfetto. Ancora arrivano altri messaggi perché molti appunto ci chiedevano perché Domenico insieme a Lukaku aveva messo McTominay come quelli chiaramente indispensabili. Sì, Quindi a te la perché come risposta. dicevo, Il motivo. è indispensabile perché, come abbiamo visto, è un giocatore che non solo in difesa ti dà comunque un contributo discreto, ma in fase offensiva si alza e ti crea quei famosi dubbi nei difensori, ti dà quell'appoggio in più, ti permette di avere Lukaku isolato contro un difensore. Quindi se tu magari metti un centrocampista diverso, che non ha anche la fisicità di McTominay, che sembra un dato magari secondario rispetto alla qualità tecnica, ma non è secondario, che lui sa giocare, sa sfruttare la spalla alla porta. E ti cambia tanto. Il Napoli si appoggia tanto su quelle posizioni e su quelle giocate lì. Come se togli Lukaku e metti un altro attaccante, non puoi giocare come fa lui, non puoi polarizzare la difesa in un certo modo. Perciò a me è indispensabile. E dall'altro lato ti chiedo, perché poi abbiamo analizzato in questi giorni Raspadori, che comunque la seconda partita, la prima non l'ha giocata contro il Belgio, Spalletti l'ha pagata cara amara questa scelta, un po' conservativo questo 3-5-1-1 che a me non esalta per niente, con Pellegrini davvero in difficoltà, tra l'altro anche con la Roma in questo momento, infatti con la nazionale fa un'entrata bislacca a dir poco, Rosso alla fine l'Italia 2-2 lo fa a causa del Rosso. Finalmente vediamo Raspadori nella seconda partita contro Israele e mi sembra perfetto quel ruolo lì, è vero, poi i commentatori sentivo Adani che diceva viene un po' troppo giù a centrocampo a prendersi il pallone, mentre Frattesi praticamente e Tonali sono più avanti di Raspadori stesso, poi questo è quello che gli chiede Spalletti, però Domenico, proprio in virtù di quello che dicevi tu, cioè indispensabile, definisci McTominay dopo 3 partite con il Napoli? 4, sì. No, 4 partite con il Napoli? Dall'altro 3, 3, 3, 3, è lato, vero, 3, 3? Ancora, mi hai corretto di 3, 3, nuovo? 3, 3, 3. No, infatti mi sono, se no poi Di qualcuno mi nuovo sembra ritirava le che poi è orecchie, sempre 3 e 4. Guarda, non 4. vorrei dire, ci stiamo palleggiando questo 3, 4, 3, Tre. 4, che Domenico devi sapere che parlavamo anche dei, ci siamo, diciamo, corretti anche sugli anni di Raspadori, che io dico da 3 anni e lui dice no 4 e adesso abbiamo fatto lo E stesso infatti per gioco. questo mi sono ricorretto subito Però perché sennò poi qualcuno ci tirava 3, 4, le capito che numeri sono? orecchie. Che numeri 3 e sono? 3, 3, 4. 4, 2, 1 dici? No, 3, 3 e qua. La 4, 3 difesa e 3, la 4. difesa No, 4. Cosa? Non lo ancora so. no. Lo sai tu? Kim, Ah, buongiorno, Kim, 3 e 4. buongiorno. Kim, Kim, buongiorno. buongiorno. Verso il. Meglio buongiorno comunque di Kim, posso dire questa cosa? Così, ti è Così venuta. mi è venuto, mi ha detto Kim buongiorno, ho fatto il paragone, per me è più forte buongiorno di Kim, La mia allusione era divertitevi. un qualcosa di tricolore, ma comunque lascia stare, perché non l'hai Io voluta non l'ho cogliere. voluta cogliere, Non l'hai brava, non l'ho voluta voluta cogliere, basta. Poi dopo ci cogliere. pigliano per pazzi. Però, Domenico, ritornando seri, ti chiedevo, Raspadori, 3 anni, nessuno ha chiesto a gran voce, come ci hanno scritto in tanti per McTominay un cambio di modulo per Raspadori? E io oso dire ad oggi Raspadori è un po' lo spreco di questo Napoli. Penso alla sua carriera che doveva esplodere e poi è venuta a Napoli e
non esplosa perché ha trovato sul suo cammino Kvaratskhelia, Osimhen, ad oggi Lukaku. Mi sembra un big, perché è un big a tutti gli effetti, 35 milioni, un titolare della nazionale, grande escluso da questo Napoli di Antonio Conte. Il problema più che altro è che in questi anni che è stato a Napoli non c'è mai stato un sistema di gioco che lo facesse esplodere e lo mettesse a suo agio, che appunto, per come la vedo io, può essere solo, ecco, volendo la difesa a 4, un 4-2-3-1 e lui gioca dietro la punta. La prima punta, anche se ha grandi qualità tecniche, non la può fare, a maggior ragione nel sistema di Conte non la può fare. Sugli esterni l'abbiamo visto in tutte le salse, ma non è quello il suo ruolo, a mio avviso, Gli perde manca l'uno tanto. contro uno per fare l'esterno, secondo te? Ma più che l'uno contro uno non ha proprio né i movimenti né proprio le attitudini per fare l'esterno. Ma può fare solo un esterno magari che viene dentro, ma manderebbe poi troppo a pestarsi i piedi magari con un eventuale tre quarti o una punta in con. Cioè, lui non è fatto per giocare lì, lui deve fare il tre quarti. E se gioca tre quarti può essere devastante, ma da sempre. Il problema è che è stato preso già all'epoca che il Napoli faceva 4-3-3. Quindi non ha Esatto, tanto sì. senso il suo acquisto, già da anni praticamente, e ora è in una posizione, cioè, ibrida col Napoli, E cioè, poi tra dove lo l'altro, metti? ecco, ora il Napoli fa una sorta di 4-2-3-1, però poi nel tre quarti c'è McTominay, che è un interprete completamente diverso da Raspadori, quindi Perché ti fa non una si può fase neanche di non dire. possesso completamente diversa, penso, Domenico. Tra le tante più cose c'è anche quella motivazione lì. Esatto, certo, perché poi invece nel 4-2-3-1 classico, il tre quarti, cioè se il trequartista è Raspadori, difendi 4-4-2, Raspadori ti porta alla prima pressione, mentre invece il Napoli stiamo vedendo che alle volte, spesso anzi, fa 5-3-2, 5-4-1, quindi poi di fatto il McTominay, cioè il trequartista, deve stare a centrocampo e Raspadori questo E deve forse fa un po' assomigliare più a fatica. una mezzala, a un centrocampista, Esatto, che non più a un attaccante, giusto? assolutamente sì, è proprio quella la differenza. Cioè, McTominay si alza a fare una sorta di secondo attaccante, tre quarti, come lo vogliamo chiamare, però resta comunque una mezzala, e in fase difensiva fa la mezzala. Raspadori se lo Sì. metti, ripeto, poi devi cambiare sistema. Se fai 4-2-3-1, poi con Lobotka e un altro centrocampista, poi lascio a voi la scelta tra chissà chi parlava anche doppio play con Gilmour e compagnia bella, allora puoi mettere Raspadori. Però dubito che Conte ad oggi faccia una roba del genere. Non ce lo vedo Assolutamente. neanche, cioè, nessuno scenario. Secondo me il modulo più adatto per Raspadori, forse non mi ricordo se l'ho detto qui o l'ho detto in radio, è il 3-5-2, cioè fare la seconda punta nel 3-5-2, sai, perché sulle fasce hai quei corridoi coperti dai quinti, hai due mezzali più il play a centrocampo con i quali puoi dialogare, e hai soltanto un attaccante davanti, cioè non c'è gli esterni offensivi. Cioè, secondo me lui è più adatto, e me ne sto convincendo da poco, perché poi lo scorso anno invece dicevamo, se fai 4-2-3-1 Raspadori è 4-2-3-1, sì. perfetto, però secondo me ce n'è uno ancora meglio, che è il 3-5-2, 3-5-1-1, 3-5-2, cioè lui da seconda punta, accanto a Luca, faccio un esempio, non succederà mai, però metti il Napoli domani, gioca 3-5-2, ovviamente dovresti cestinare Kvaratskhelia, Neres, Tutti. Politano, ne dovresti cestinare 10.000, quindi non succede mai, è meglio premetterlo. Però se domani il Napoli fa 3-5-2, cioè, e quindi gioca con Lukaku centravanti, cioè per me la spalla migliore per Lukaku, addirittura migliore Più di di Kvara, mi Kvaratskhelia, di rendo Neres, conto. di Politano, è proprio Raspadori, perché è perfetto, lega il gioco e si abbina perfettamente con Lukaku. Vi leggo un paio di messaggi. Bill dice: se Conte, appunto, come dicevi tu, giocasse con una seconda punta pura, Raspadori sarebbe titolare anche con lo stesso Antonio Conte, secondo me. Alfonso Scarpa invece dice: Raspa fa gol pesanti, questa è la sua mansione. Ed è vero, perché per fortuna Napoli li ha fatti chiaramente nell'annata Sì, scudetto, quello però con lo Spezia io ricordo all'ultimo, importantissimo, infatti, che poi esatto. ha avviato tutto il cammino dello Scudetto, scudetto sì. del Vabbè, Napoli, l'ha anche un po' chiuso con quella vittoria a Torino quello è il gol più importante della sua all'89esimo. carriera al Napoli, quello è il più importante. Assolutamente, però secondo me qual è l'equivoco di Raspadori che poi paga appunto lo scotto tattico? E non so se siete d'accordo, potrebbe essere quasi una cattiveria quella che sto dicendo, però pare sempre che non sia la prima scelta, cioè in ogni ruolo, per esempio tu dicevi come seconda punta sarebbe perfetto. Se io poi immagino Antonio Conte, aveva Lukaku, la Lula,
Lukaku Lautaro ed è inferiore a Lautaro, se Certo. penso a Kvaratskhelia, è inferiore a Kvaratskhelia, quindi non so se di default Conte avrebbe fatto No, non Lukaku l'avrebbe mai fatto. Raspadori e non Lukaku Kvaratskhelia. Cioè, nel senso, forte, 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 però poi mi sembra che fino in fondo non lo scelga nessuno. Lo stesso Spalletti Questo lo stavo porta in dicendo. nazionale e gioca con il 3-5-1-1, gli preferisce addirittura Pellegrini. Poi, ovviamente, ci sono tutta una serie di motivazioni tattiche. Però, diciamoci la verità, Domenico, tu che sei match analyst, la tattica è importantissima ed è giusto mantenere gli equilibri. Però quando c'hai un giocatore così straripante, così forte, trovi sempre il modo di buttarcelo dentro. Se Spalletti poi gli preferisce Pellegrini a Raspadori, è preoccupante a tratti. No, sono d'accordo, forse però ecco, la definizione straripante applicata a Raspadori forse non è tanto calzante, cioè è un buon giocatore, un ottimo giocatore, però non è straripante, secondo me. Cioè, non è uno che, ecco, Lautaro, Kvara, se li togli, stai togliendo un giocatore che può essere straripante, no? Sono giocatori che ti possono fare la differenza di un certo tipo. Raspadori ha tanta qualità, ha tanta anche intelligenza calcistica, però o gioca in un determinato sistema, anche con dei compagni di un certo tipo, comunque deve... Non dico deve giocare per lui, però deve essere inserito in un sistema che lo fa, che lo esalta. Allora sì, altrimenti magari dice ok, no, forse gli preferisco qualcun altro. Quindi penso sia quella la motivazione. Ecco, il Dico 3-5-2 che nei dicevate top prima, no? team Milan, Inter, Juve. Basta. Dico, c'è spazio? O dopo Dipende un po' Napoli come rischia un giochi. ridimensionamento? Ecco. Dipende come giochi. Se giochi in un modo Certo. che lui può esaltare le sue caratteristiche di magari venire incontro, attaccare lo spazio, di lettura, magari il tiro da fuori, eccetera, eccetera, allora sì. Se ti serve un attaccante, un tre quarti, più corretto dire, con caratteristiche diverse dalle sue, non gioca. Ma è un fatto di contesto tattico, non della qualità del Esatto. singolo proprio giocatore in sé in questo caso, perché è un giocatore che ha qualità, non è che lo dobbiamo scoprire noi, non è un brocco, parliamoci chiaro, però ha questa caratteristica qua, cioè deve entrare in un sistema che lo esalta. Il 4-3-3 non può esserlo, il 3-5-2 che dicevate poco fa, dicevo, può esserlo, ma anche lì dipende poi da come lo fai, anche lì. Sì, certo. Quello è un Però po' il il suo neo, secondo me. 352. Il 3-5-2 di Conte, secondo me, lui era ottimo. Cioè, in quel 3-5-2 di Lukaku Lautaro, secondo me, lui poteva starci benissimo al posto di Lautaro, fermo restando che Che Lautaro è non più è, forte. che comunque avrebbe fatto la panchina di Di Lautaro, è Lautaro, quello il certo, punto. chiaro, Andiamo chiaro, al telefono, Raffaele, pronto, buonasera. chiaro. Oh, buonasera. Ciao Raffaele. Ciao Raffaele. Senti, buonasera. Senti, allora io volevo dire una cosa. Noi abbiamo fatto un errore di fondo. Dovevamo dare via Raspadori Simeone per Abraham. Perché? Dice, perché se Lukaku ci viene la febbre, ci viene la freddura, ci mettiamo nella Fregati? Spadori e nel Ah, chi Simeone. mettiamo? Ci doveva essere un giocatore che poteva quasi somigliare, perché essere titolare nel Napoli al posto di Lukaku è difficile, però un giocatore che era quasi simile. Lukaku, Ebram, io vedo simile solo a Abraham Lukaku? perché il resto Ma Ebram non è simile a Lukaku, non lo so, Raffaele. donne del Raffaele, karma. Ebram non è simile a Lukaku, cioè Ebram c'ha poco e Ora niente loro di donne Lukaku, del spalla alla karma. porta, fa fatica, è uno che attacca la profondità. Anzi, Ebram per caratteristiche è molto più simile a Simeone e quindi sarebbe stato un Allora altro noi equivoco diciamo tattico, donne del secondo karma, donne del karma. me. Boni del Parma, esatto, Boni del Sì, Parma può essere uno con meglio. le stesse caratteristiche, anche Lucca dell'Udinese per dirne un altro che pure va andato in Luca, nazionale. bravo. Non dico Scamacca perché è un'altra tradizione che è un giocatore che non mi piace, non mi piace. Perché delude sempre, non mi piace. Vabbè, infortunato ora. No, Sì. No, quindi vabbè, Lucca no, io Boni. dico come caratteristiche di giocatore. Se Sì. Lukaku domani mattina c'ha la febbre, a chi mettiamo? È Abbiamo un l'ultima grande partita problema. in cui non ha giocato Lukaku, ha giocato Raspadori col Parma, che poi Lukaku entra nel secondo No, tempo ma per e piacere, cambia ma no, tutto. ma non ci siamo proprio.
Però guarda, paradossalmente, per caratteristiche, lo so che ti sembra strano perché uno è 1,70 m, l'altro è 1,90 m, uno è 100 kg, 95 kg e l'altro ne sarà boh 70. Però secondo me Raspadori nell'organico del Napoli è quello che ha Lega le più caratteristiche gioco. più simili Allora a Gustavo. io dico una cosa che c'è cioè, io dico una cosa che c'è cioè, nel Raspadori lo darò via. Non lo so, non ne sono convinto. Io credo che se il Napoli Vabbè, continua ad andare bene non poi tocca niente. vedremo. No, Però no, di fronte a penso una di buona prendere qualche. offerta, un Raspadori che non rientra minimamente anche in termini di minutaggio nel Napoli di Conte, secondo Però se me. non fa Ma ciò si minuti, vede, se ma non ciò fa si minuti, vede. Ma poi allora, non non puoi arriva la buona denigrare un offerta. giocatore che è nella rosa, non puoi denigrarlo, Conte, che è intelligente, non è una persona che è ravveduto su certe cose, quindi non può. Però ormai si è capito che Raspadori non fa parte Del progetto dell'organico, dici? cioè No, secondo me no, invece fa dell'organico della ancora parte del valutazione. progetto. Secondo me fa ancora parte del progetto, però di fronte ad una buona offerta il Napoli lo cede. Questo sì. Il problema è che Sì, secondo lo me se cedo continua a giocare sicuramente. così poco la buona offerta non Non arriva, arriva. ragazzi. Semplicemente. Quello è la cioè, 30 milioni che abbiamo dati al Parma. No, infatti al Sassuolo, ma 35 sì, Sassuolo. al Sassuolo, però diciamo che il Napoli magari lo venderebbe anche a 20, non lo so Non perché. penso. Non lo Ma so, io secondo dico me che ce ne lo 25. diamo, ma Comunque anche, adesso è io scritto a dico diamo bilancio anche per una alla Juve. decina di milioni, non di Diamo più. anche alla Juve, Quindi. non ci fa niente alla Juve. Perché Scoppi Marius è più forte di quindi non lo farà mai E giocare. anche lì poi ci sarebbe un ulteriore equivoco tattico ancora nella carriera di questo ragazzo, perché poi c'hai Quindi Coop diamola Miners alla e fa il Juve tre per quarti 15 con caratteristiche milioni. completamente diverse. Ciao No, Raffaele, grazie. grazie. Ciao, grazie, buonasera. Ciao, Ciao ciao, ciao. Raffaele. E volevo chiedere a Domenico somiglianze Lukaku con puntini puntini, qualcuno che eventualmente. Non è Questa è una bella facile. domanda. Ho qualche nome che avrei fatto, li avete già fatti. Forse Luca veramente ci può stare anche per come comunque attacca l'area, per come sa difendere palla. Forse quello un po' più a fuoco. Poi simile a Lukaku, forse è solo Lukaku, quindi però ci si può D'accordo. avvicinare. Dico Luca, non vado tanto lontano, non mi dilungo. Ci Bonni sta. del Parma? Sì, no, ni. Non so, forse Ni. Cioè, chiaro, la fisicità è quella, cioè è un giocatore comunque di fisico che sa giocare pure lui, però ecco, se devo scegliere tra i due continuo a prendere Luca, non so come la pensate voi, però prendo più lui, anche se poi chiaro parliamo di giocatori ad oggi, non dico il sole della luna, però come qualità, come carriera, come esperienza, eccetera, eccetera, è un Certo, paragone, c'è ecco, di una un'enorme riserva. distanza, sicuramente. Io comunque Capito, invece fai fatica. dico che il giocatore che più può sostituire Lukaku, cioè nel senso, Raspadori, è Raspadori. mamma Io mia. No, dico questo, io oggi lo dico, meno male tanto io non sono altri, non mi fanno i titoli, ma quindi lo posso dire. per pazzo ti staranno prendendo sicuramente. Eppure con Raspadori è stato Napoli migliore rispetto a quando ha giocato Simeone, secondo me. Cioè io tra Simeone e Raspadori oggi, quando non c'è Lukaku, metto Raspadori, non lo so voi. Domenico, Brutto. tu chi metti? Chi dovessi scegliere tu chi metteresti? Allora, stavo proprio dicendo questo, perché ovviamente è stato migliore con Raspadori perché ha fatto un gioco diverso. Cioè non puoi fare il gioco che fai con Lukaku o Simeone, capito? Cioè Simeone ha potuto fare Esatto, Lukaku, ha bravo. potuto fare Lukaku e non lo sa fare. Con Raspadori fai un gioco diverso e quindi ti può rendere di più. Sì, Quindi quello è. diciamo che Io Raspadori preferisco Simeone comunque. Prende la parte del Lukaku che lega il gioco, del Lukaku che fa il lavoro spalle alla porta, mentre Simeone prende la parte di Lukaku che al Napoli ancora non si è vista perché per quella parte lì di Lukaku serve il 100% della Eh sì. Profondità, condizione, e cioè il Lukaku che attacca la profondità, il Lukaku che è ma veloce anche nonostante la sua stazza. d'area di D'area rigore di che rigore, esatto, che c'ha. arriva prima degli avversari in area e quindi c'ha la stoccata. Quindi diciamo che sono due calciatori che se li metti insieme, Raspadori e Simeone, ti fanno il vice Lukaku perfetto. Il problema è che ne Quindi sono due diversi. e non puoi. Massimo giochi con loro due Due, esatto. davanti Io e chiediamo quindi se si può giocare a uno 12 va. perché tanto loro due fanno Lukaku. Oppure cambi tutto, ma auguriamoci nessun raffreddore per Romelu Lukaku, è vero. Lukaku. Ti dobbiamo salutare, Domenico, quindi ringraziamo vivamente il match analyst Domenico Scognamiglio. Grazie anche per le slide, sei stato preziosissimo. Ciao Dome, grazie. Ciao, grazie mille. Grazie, alla prossima, buona serata a tutti.
Ciao Domenico. E domani presenteremo con Frame, con Sasa Pengue, altro giro, altro match analyst, ancora più nel dettaglio. Empoli-Napoli ci Come saranno e dice il nostro soggiungeranno. hater John su YouTube, ogni tanto citiamolo perché il nostro hater John scrive Certamente. tanto, ci segue sempre, noi ti leggiamo e anche se non ti rispondiamo ti leggiamo. Lui si, in questa trasmissione ci sono più match analyst che salumerie e meno male visto che siamo una È trasmissione giusto. Tra l'altro sportiva. sono sempre loro due, quindi non è che Sì, siamo noi che li chiamiamo, quindi esatto. forse è colpa nostra che li vedi tutti quanti perché ci piace interfacciarci proprio con tutti i match Tra analyst. l'altro ho nominato John proprio quando scrivo un messaggio, io sono d'accordo con Matrone, l'ho chiamato hater, quindi mi perdoni John, Ah, così per una volta è per una d'accordo volta. con me, quindi l'ho fatto proprio col timing sbagliato, però lo dovevo fare. Allora, quindi domani anche le parole di Antonio Conte, un po' le faremo un po' vedere, un po' di stralci, più Esatto. tutto appunto l'approfondimento, l'analisi di Empoli-Napoli. Quindi domani l'appuntamento è dalle 19:30 alle 20:30, come sempre. Dopo di noi, quindi a seguire, c'è cioè In città e poi il film La maschera. Non Diosimen, ah no, no, non Diosimen. ci capiamo. La maschera di Zorro, bellissimo film, Bellissimo, bellissimo. Quindi non ovviamente ci molto bene. resta che correre velocemente a casa e mettere la maschera di Zorro. Un saluto da parte di Claudia Vivenzio. E di Pierpaolo Matrone, ciao a tutti. Buona serata.